I segni e le suggestioni del tempo si rincorrono nel corso dei secoli, preludio di cambiamenti sociali e culturali. Tempi bui furono quelli delle lotte per il potere in età medievale, tempi non privi di qualche bagliore sociale sono quelli successivi. Giungere a Corinaldo vuol dire respirare ancora qualcosa della vaghezza che incantava secoli fa il Cimarelli. In splendida posizione geografica, a metà strada tra i vellutati arenili dell'Adriatico Mare e i monti azzurri dell'Appennino Umbro-Marchigiano, facilmente raggiungibile grazie alle brevi distanze da autostrada, stazione ferroviaria, aeroporto e porto, Corinaldo conserva un patrimonio culturale e ambientale ricco e vario, che affascina e incanta e dove l'opera dell'uomo sembra essersi mescolata alla fantasia della natura. I due fiumi, Nevola e Cesano, pettinano il territorio con scansioni geometriche. Le dolci colline, con coltivazioni cromatiche assortite, lo splendido paesaggio, che in ogni stagione ha il suo fascino discreto, percepibile a tutti, fanno di una visita a Corinaldo un suggestivo e irripetibile viaggio nella memoria. Un modo nuovo di fare turismo e cultura, scoprendo luoghi ed emozioni che invitano a tornare e ritornare. Le poderose mura hanno un perimetro di 912 metri, un'altezza massima di 25, e si estendono ad abbracciare tutto il centro storico, rendendo Corinaldo un raro esempio di città fortificata, dove le porte, i baluardi, le torri di difesa, i merli a coda di rondine, i piombatoi, le saettiere, le feritoie, i camminamenti di ronda tornano a parlarci dei gloriosi passati assedi. Epoche di lotte e di scontri per il potere, secoli sospesi tra epica e tragedia, che hanno contribuito a formare una tradizione, un volto autonomo ad una compatta società civile rimasta inalterata nei secoli. Mura possenti, sinonimo di un'eccellente forma di difesa, ma anche di un anelito di libertà sempre orgogliosamente rivendicata nel corso del tempo dal popolo corinaldese e per questo ancora oggi curate e conservate con affettuosa e puntuale attenzione. Le mura racchiudono un complesso urbanistico che conserva inalterato il disegno originario, con la spina dorsale di via Piaggia e delle 100 scale in cui si innestano come costole da levante a ponente le antiche vie e le case cordonate a schiera.